Eccomi, cari amici, cari fratelli e sorelle, sono al Salmo V che ha come titolo Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Ecco, io continuo questi salmi perché diversi mi hanno espresso il loro gradimento, e se serve anche a te, benedico Dio insieme a te. Ti invito a procurarti il libro della Bibbia, cercare sull'indice dove c'è il libro dei Salmi, che è uno dei 46 libri dell'Antico Testamento della Bibbia. Un abiro, meglio se ha la punta fine per evitare che spanda troppo. Una seconda abiro di un altro colore, per esempio rosso. Io ti leggerò il testo per coglierlo nel suo insieme, e intanto tu cominci a vedere i verbi, quelli compiuti da Dio e quelli compiuti da noi creature. E poi dopo lo riprenderò sottolineando i verbi. Cominciamo con il segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Spirito di santità, Spirito di sapienza, che hai parlato per mezzo dei profeti, parla ancora oggi al nostro cuore, al nostro spirito, perché possiamo essere sintonizzati con il pensiero di Dio. Il primo versetto è al maestro del coro per flauti, salmo di Davide. Cosa vuol dire? I salmi erano cantati con l'accompagnamento di solito di uno strumento musicale che poteva essere l'arpa, pardon, la cetra a quattro corde, in questo caso invece dei flauti. E si rivolge al maestro del coro per dire guida tu la preghiera ed è fatto da Davide. Versetto 2. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re, mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male. Fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. O Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto. La loro lingua è tutta adulazione. Condannali, o Dio, soccombano alle loro trame per tanti loro delitti disperdili perché a te si sono ribellati. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Ecco, cari amici, con tutto quello che dobbiamo fare, sottolinea di qui, sottolinea di là, non perdiamo di vista la cosa più importante, che questa è una preghiera. Ecco, io tento di dirvi qualcosa, ma poi io mi auguro che voi stessi riprendiate in mano. Non dico questo audio che è poca cosa, ma il testo
del Salmo. Ve lo gustiate voi. Allora intanto io vi dico i verbi che Dio compie, no? Porgi l'orecchio, ascoltami. Intendi il mio lamento. Sottolineate questi verbi. Intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino io ti invoco e sto in attesa. No, tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora e gli stolti devono abbassare il loro sguardo di fronte a te. Tu detesti forte chi fa il male, fai perire forte anche questo, i bugiardi. Poi ripete, il Signore detesta sanguinari e ingannatori, ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. Mi inginocchierò, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Oh Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino. Io spero che voi sottolineate i verbi che Dio compie, eh? Solo quelli. Perché poi gli altri verbi, non ve lo rilego la terza volta, il Salmo, lo rileggerete voi sottolineando in rosso i verbi dell'uomo. Come per esempio questi. Non c'è sincerità sulla loro bocca. È pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, mamma mia, che parole. La loro lingua è tutta adulazione, com'è vero, com'è vero. Come i salmi sanno interpretare bene il cuore dell'uomo, nel bene e nel male. Condannali, oh Dio, soccombano alle loro stesse trame. Per tanti loro delitti, disperdili, perché si sono ribellati a te. Si fa che non sia così anche per me, fa che non sia così per i nostri figli, che se si ribellano a te, il tuo amore li disperde, ma non per castigarli. Li lascia andare via come il figlio prodigo, perché quando poi sono lontani capiranno, quando ero col Signore, quando pregavo, era tutta un'altra storia, tornerò da mio padre. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, tu li proteggi. E in te si allieteranno, ci allieteremo, perché amiamo il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. E lo scudo cosa serviva nell'armatura antica? Serviva a non pigliare i colpi di spada, serviva a non pigliare le frecce. Serviva a non stare sotto le mura a prendere sassi o olio bollente quando te lo versano dall'alto. Il tuo scudo, che è la tua benevolenza, ci protegga, oh Signore. Ecco, cari amici, io vi lascio questo. Rileggetelo voi, sottolineando le azioni che noi creature facciamo, anche se io preferisco di gran lunga fermarmi a masticare, a contemplare. Fin dal mattino tu ascolti la mia voce, porgi l'orecchio,
intendi il mio lamento. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori, o li ama ugualmente, ma li castiga perché tornino a casa. Papà e la mamma, quando dovessero, vedano loro, ma quando dovessero dare un no, una punizione a un figlio, cosa gli dicono? Così impari, solo che glielo dicono male, glielo dicono gridando. Così impari. Dovrebbero dire, guarda, ti dico un no, ti tolgo questa cosa, così tu puoi imparare. Così impari, no? E invece quelli che confidano in te, Signore, tu li proteggi, tu sei il loro scudo. E in te si allieteranno. Tu benedici il giusto e la tua bontà, la tua benevolenza li copre come scudo. Ciao amici, io vi ho dato quello che posso, come sono capace. Anche se sentirei il desiderio di starci su mezz'ora, anche su un salmo così, ma non è il caso. Questi salmi vogliono proprio essere il tentativo di presentarveli affinché voi li lavoriate. Io ho preso un pezzo di legno pregiato, l'ho un pochettino scolpito e adesso vi dico, adesso lisciatelo voi. Adesso pulitelo voi, liberatelo da tutti. Se avete presente, io vengo dal mondo dei falegnami, un pezzo di legno, anche bello di noce, per esempio, che è un legno pregiato, viene scolpito, ma poi l'artigiano prende la carta vetrata fine. Per pulirlo. Si chiama infatti la macchina che pulisce il legno, la pulitrice si chiama, ed è un nastro di carta vetrata che viaggia e che l'artigiano guida e pulitelo voi con calma, senza graffiarlo troppo, con leggerezza. È un legno pregiato, va lavorato. Diventate artigiani dei salmi. Auguri.